Incontriamo Cristian Sabia, presidente Proloco Altavilla Silentina. Un evento importante sta iniziando ed è dedicato naturalmente al melone e alla pizza altavillese dal 12 al 18 agosto. Parliamone. Sì, infatti questo è il quarto anno di questo evento che è tra gli altri uno degli eventi più grandi che si svolge ormai dagli ultimi tempi ad Altavilla Silentina, che appunto si svolge dal 12 al 18 agosto qui in piazza Don Giustino Maria Russolillo di Altavilla Silentina. E niente, in queste serate c'è praticamente un'organizzazione, posso dire, almeno da questo punto di vista quasi perfetta. Abbiamo quest'anno sette forni che coinvolgendo praticamente tutte le attività che abbiamo qui ad Altavilla Silentina per creare proprio un evento non solo per i turisti, anche per noi stessi altavillesi, ma anche proprio per le attività di tipo commerciale che abbiamo qui. Io, se non sbaglio, so che addirittura sono circa 1.000 i posti a sedere, quindi veramente tantissime persone possono trovare, come dire, comfort in questa sagra. E tra l'altro il menù è veramente alla portata di tutti, perché con 6 euro si mangia che cosa? Allora, infatti c'è la pizza margherita, la classica pizza margherita, poi c'è proprio la pizza altavillese che è con pomodoro cotto, fresco praticamente, e con formaggio di capra, più una bibita che varia tra la birra o la Coca-Cola o l'acqua, più una fetta di anguria, quindi di melone, altavillese, a tutto il prezzo anticrisi di 6 euro. Prezzo anticrisi dal 12 al 18 agosto ad Altavilla Silentina e non mancate perché poi tra l'altro in queste serate c'è tanta tanta musica, tante belle persone che si possono incontrare e ritrovare, quindi veramente vale la pena di venire qui. Sì, infatti, tutte le sere ci saranno gruppi diversi, quindi dal liscio latinoamericano, Pizzichetta Ranta. In particolare c'è una serata molto molto bella che sarà il 17 proprio di agosto con un gruppo che è una delegazione della regione Campania all'estero, proprio di Pizzichetta e Tammuriata. Però tutte le sere c'è musica diversa. Inoltre abbiamo dedicato un grosso spazio per i bambini, quindi tutte le sere c'è animazione per i bambini come trambolieri, maghi, teatrino dei burattini, mimi. Non manca nulla, dovete soltanto Non venire. Grazie Presidente. Alla Sagra del Melone della Pizza Altavillese è presente in qualità di sponsor la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani e noi incontriamo il Presidente Lucio Alfieri. Buonasera, è un piacere essere qui ad Altavilla. Naturalmente non è solo una sponsorizzazione, una banca locale riteniamo che debba essere vicina alle popolazioni e alle comunità e questo è un modo per far crescere le nostre zone di competenza. Questa poi è una bella manifestazione che valorizza dei prodotti tipici, locali e che cerca anche di mettere in moto un po' l'economia in momenti che non sono sicuramente ricchi.